Bonafede, vorrei chiedere, rispetto a tutto questo discorso, il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che ha messo nel suo codice di autoregolamentazione un riferimento preciso alla questione giudiziaria, alle vicende processuali. Cito, il ruolo è incompatibile con una condanna anche solo in primo grado per qualsiasi reato commesso con dolo, salvo, poi c'è una postilla, salvo rimesso alla discrezionalità del garante, degli organi vari, probiviri, eccetera, la valutazione della gravità dei fatti che configurano reati di opinione o reati che possano in qualche modo riguardare una sfera politica o sociale. Lasciamo perdere la postilla di cui immagino si discuterà molto in caso di condanna in primo grado della sindaca Virginia Raggi, ma questo, non voglio entrare su questo punto. Il punto è perché questa idea di affidarsi completamente alla magistratura e di non affidarsi invece alla discrezionalità della politica che si deve assumere la responsabilità di dire questi sono i nostri candidati, questi sono i nostri politici, questi sono i cittadini che mettiamo in campo e non lo lasciamo fare soltanto al percorso della magistratura. E comunque, ovviamente, come si va avanti è la domanda di partenza. Allora, innanzitutto grazie per l'invito all'Associazione Nazionale Magistrati e grazie per la domanda. Faccio subito una specificazione, non ci sarà niente da discutere su quella postilla in nessun caso attualmente dibattuto perché non mi sembra il caso di andare a citare singoli episodi. Quella postilla è semplicemente inserita proprio per situazioni molto particolari, quale per esempio il reato d'opinione in cui un politico può incorrere con maggiore facilità. Detto questo, rivendico il fatto che secondo il nostro codice etico, la condanna in primo grado per un reato doloso rappresenta un momento di incompatibilità rispetto al ruolo pubblico che si sta svolgendo. È semplicemente non perché si voglia delegare alla magistratura delle valutazioni che devono essere di carattere strettamente politico e anche etico, ma semplicemente perché lì hai un segnale molto importante del fatto che c'è un presupposto di incompatibilità col ruolo che stai svolgendo. Se c'è stata già un'indagine, c'è stato un rinvio a giudizio, c'è stato un processo di primo grado che accerta che la persona è colpevole per un reato doloso, tenerlo a gestire, per esempio, le casse dello Stato mi sembrerebbe abbastanza temerario. Questo chiaramente e questo non vuol dire delegare al magistrato, vuol dire prendere atto di un fatto grave, politicamente grave in capo ad un esponente politico che ricopre un ruolo pubblico fondamentale. Questa domanda mi dà la possibilità di dire che secondo me il modo in cui si va avanti in realtà lo conosciamo tutti. Il punto è che viene applicato in maniera diversa a seconda dei casi e il punto è che c'è una parte della politica molto maggioritaria che ritiene di continuare a poter dire aspettiamo sempre il terzo grado di giudizio. Allora io voglio dire questo, la cosa è semplice, cioè la soluzione è questa, la politica deve rivendicare il proprio dovere di fare delle valutazioni politiche e anche etiche in ordine a propri esponenti che ricoprono un ruolo pubblico. E questo non perché ci sia un'opinione del Movimento 5 Stelle in questo caso, ma perché ce lo dice l'articolo 54 della Costituzione. Cioè, quando la Costituzione parla di disciplina e onore, impone alla politica di fare una valutazione che è anche etica, oltre che di opportunità chiaramente politica. Ora, in questo senso, ogni forza politica deve cominciare a percepirsi come presidio di legalità, non solo in termini tecnico-giuridici, il che imporrebbe chiaramente di scrivere delle leggi che non debbano scaricare sul magistrato il compito di interpretazione che sono eroiche rispetto a certe leggi.
ma anche quello, come dicevo, quando emerge un'inchiesta, una notizia di reato, di fare le proprie valutazioni. Ora io faccio un esempio su tutti, che è un esempio che ci ha riguardato, forse il primo esempio che ha riguardato il Movimento 5 Stelle, che è il famoso caso Quarto. Il caso Quarto, la sindaca non era né indagata, anzi possiamo dire che era parte lesa. Però il Movimento 5 Stelle, e chiaramente è una scelta condivisibile o meno, si prende la responsabilità politica di dire che in una terra dilaniata dalla camorra e dalla criminalità organizzata, se c'è un voto su cui c'è un altissimo rischio di voto di scambio politico-mafioso, il Movimento 5 Stelle in quell'occasione si prende la responsabilità di dire: non mi interessa se arriverà un avviso di garanzia, noi vogliamo tornare al voto. Questa è una decisione che prescinde dall'esito del processo, che è chiaramente finalizzato ad accertare reati con logiche che sono completamente differenti da quella che è la logica politica. E ripeto, non si può delegare sempre alla magistratura, perché ritengo che sia assurdo a volte di fronte a condanne per reati gravi in primo grado dire aspettiamo il terzo grado di giudizio, perché questo non solo stai delegando al magistrato di fare una valutazione che dovresti fare tu, ma stai anche speculando sui tempi della magistratura, sui tempi della giustizia, perché chiaramente prima che si arriva al terzo grado di giudizio, quella persona ha già svolto il suo ruolo politico senza che venga sollevato un problema di incompatibilità. C'è un'ultima deriva, una recente deriva che io mi sento di poter denunciare, e cioè quella di speculare sull'obbligatorietà dell'azione penale. Per cui, faccio un esempio, noi abbiamo assistito al procuratore Spataro, che a un certo punto ha dovuto fare un comunicato stampa per specificare, visto tutto il circuito mediatico che c'era intorno, che rispetto ai fatti di Piazza San Carlo non erano stati emessi avvisi di garanzia. Ora io per un attimo mi metto nei panni di un magistrato che sta lavorando, che sta accertando fatti così importanti, gravi e delicati come quelli di Piazza San Carlo, e che si trova a dover a staccare dal suo lavoro per fare un comunicato stampa che possa smentire le notizie che circolano sul circuito mediatico, assecondate tra l'altro in quel caso dal segretario del Partito Democratico di Torino. Allora, questo sta diventando, rischia di scivolare nel paradosso di una politica che pretende di dettare i tempi dell'apertura dei fascicoli dentro le procure, senza porsi minimamente il problema di aprire al proprio interno dei fascicoli disciplinari o delle valutazioni in ordine a comportamenti dei propri esponenti. E in questo senso, se tutte le forze politiche unanimemente riconoscono di dover fare delle valutazioni etiche, allora verrà nuovamente rispettato il principio della separazione dei poteri, che è il principio cardine di ogni democrazia moderna. E aggiungo un'altra cosa, visto che Rotondi faceva riferimento alla formazione della lista. In questo senso, un passo avanti fondamentale verrebbe fatto se le forze politiche la smettessero di fare liste di impresentabili, come sta accadendo in Sicilia, perché non è possibile assistere a un dibattito in cui a un certo punto qualcuno si stupisce del fatto che venga arrestata una persona candidata con 22 capi di imputazione e 4 processi. E poi si dice: sì, però siamo garantisti, aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso. No, ecco, questo deve essere chiaro. No. Arriva un punto in cui la politica si prende la responsabilità di non candidare impresentabili, perché allora in quel momento smette di essere presidio di legalità e si sta macchiando di un reato sociale ben più grave, cioè quello di seminare il seme dell'illegalità, perché il messaggio che arriva ai cittadini, soprattutto in una terra dilaniata dalla criminalità come la Sicilia, è un messaggio da un punto di vista sociale e quindi politico devastante.